20.000? No, sono di più, che si fanno sentire anche se non si possono vedere, che partecipano, cantano, soffrono, gioiscono. Assolutamente no, 20.000. D'accordo, è dal 1985 che certe mani non stringono più bandiere, che certe spalle non sono più adornate dalle sciarpe, però statene certi, stanotte nel cielo di Berlino volano 39 angeli e anche loro cercheranno di spingere 11 maglie bianconere verso la gloria. Buonasera, gentili ascoltatori, dall'Olympiastadion di Berlino. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi vi racconterà la finale della Coppa dei Campioni, Juventus-Barcellona. 70.000 spettatori sugli spalti, 20.000 di fede bianconera, 20.000 di fede blaugrana, il resto neutrale, prenderà parte della contesa praticamente da una curva all'altra a secondo dello svolgimento del match. Staremo a vedere, le squadre sono all'interno del terreno di gioco, le coreografie disegnate dalle due tifoserie tolgono il fiato, cartoncini bianco-neri alla nostra sinistra, cartoncini blaugrana alla nostra destra. È un momento indimenticabile, gentili ascoltatori, le emozioni sono veramente tantissime, ne abbiamo vissuta una enorme quando Alessandro Del Piero è entrato in campo sotto la sua curva, sotto la curva dei tifosi della Juventus, è andato ad arringare la fiolla che ovviamente ha risposto inneggiando al nome del capitano. Mascherano prestato, attenzione, Marchisio recupera il pallone, lo va a servire centralmente, Vidal al limite, Tevez prova la girata, il pallone sul fondo, ma il primo squillo è della Juventus, il primo errore è del Barcellona. Ora la manovra avvolgente della formazione campione di Spagna con Messi che apre sulla sinistra, Jordi Alba di prima in area, attenzione pericolo, Neymar esce dai 16 metri, punta Barzagli, di Iniesta è solo in mezzo, Rakitic, rete. Il Barcellona è già in vantaggio, sono passati 4 minuti dall'inizio della partita, una manovra ubriacante della formazione blaugrana all'interno dell'area di rigore bianconera. L'ultimo tocco è per Iniesta che invece di tirare in porta praticamente da 8 metri alza la testa, vede Rakitic in mezzo, gli serve magistralmente il pallone, piatto sinistro del centrocampista maglia numero 4 del Barça e pallone in fondo al sacco. Nulla ha potuto Gianluigi Buffon, ripetiamo, siamo solo al quarto minuto e il Barcellona è già avanti per 1-0. Ancora Dani Alves per Messi nella posizione di trequartista, spalle alla porta, al limite Neymar, ha evitato un avversario che secondo Neymar parte il destro, pallone sul fondo. Mamma mia Neymar, questi quando entrano in possesso di palla al limite dell'area di rigore mettono i brividi. Pirlo tocca per Vidal, immediatamente assediato, perde palla, Suarez a sinistra, tunnel, arriva Barzagli e riesce a fermare l'avversario, rinvio corto, Jordi Alba, Iniesta. Il Barcellona è letteralmente uno squadrone, gentili ascoltatori. Poi vediamo Rakitic in possesso di palla, ancora per Messi che parte dalla posizione di centrodestra, in becca Neymar in area davanti a Buffon, non riesce nell'aggancio il brasiliano, ancora una volta preso alle spalle Lichtsteiner che sta letteralmente vedendo le streghe. E il Barcellona riconquista palla sull'errore della Juventus, attenzione Messi al vertice dell'area di rigore, lascia scorrere Suarez all'indietro, il tiro e la parata miracolosa, Buffon spera che rimane lì e finisce sul fondo dopo il colpo di testa è proprio di Leo Messi. Ma che parata, che parata incredibile di Buffon su Dani Alves, con la manona sinistra aperta, il numero uno dei numeri uno è riuscito a neutralizzare la conclusione in controtempo, Buffon addirittura, parata che vale come un gol. Rakitic da questi a Dani Alves, accompagnata la sfera ancora e verso Suarez al limite, Suarez, Suarez ancora lui, Suarez parte con il destro, pallone che sibila accanto al palo destro della porta difesa da Gigi Buffon, termina sul fondo, perde palla Lichtsteiner, l'Iniesta per Suarez, arriva Neymar, c'è Messi solo, Bonucci ci mette una pezza, Suarez e Buffon con la manona, ancora una volta in angolo col piatto destro da sinistra, Suarez ha cercato la porta bianconera, è arrivato Gigi Buffon che adesso va a cercare di infondere coraggio ai propri giocatori, in particolare a Claudio Marchisio, in particolare a De Vrij, va a dire a tutti stiamo calmi, la partita è ancora viva, siamo sotto solo di un gol, siamo solo al 40° del primo tempo, c'è tantissimo da giocare, bisogna rimanere nel match, siamo 5-3, Rakitic al limite, Suarez destro, Buffon, il numero uno dei numeri uno,
mette in angolo ed evita il raddoppio del Barcellona. Sì, è assolutamente da pallone d'oro Buffon, comunque vada a finire questa finale. Attenzione che si avvicina al limite la pulghietta atomica, il colpo di tacco, l'azione di prima, ancora Messi in area, sinistro, pallone sul fondo del nulla. Questa azione noi non abbiamo fatto in tempo a raccontarla per gli uomini che hanno toccato il pallone, crediamo scusa agli ascoltatori, ma è assolutamente un prodigio quello a cui stiamo assistendo. Tre triangoli in 20 metri, Messi, Suarez, Neymar, poi Suarez, poi Messi, la conclusione, la palla sul fondo. Io così al pallone ho visto raramente giocare. Pirlo per Barzagli e tra le linee Marchisio, a destra Lichtsteiner, forza Juve, mettiti in moto, attenzione a Neymar alla caccia del pallone, bravo Lichtsteiner per Marchisio che prova a girarsi, gran colpo di tacco per Lichtsteiner in area di rigore, Lichtsteiner per il traversone retrato, Tevez sinistro, miracolo, e solo Morata ha pareggiato la Juventus esattamente al decimo minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Berlino, ha pareggiato il canterano come a Madrid, Alvaro Morata ha approfittato della respinta corta in area di rigore del portiere del Barcellona, è andato a depositare nella porta blaugrana il pallone del pareggio, il pallone dell'1-1. C'è ancora vita per la Juve, c'è ancora una finale a Berlino e la squadra bianconera e i campioni d'Italia devono giocarsela tutta fino al 95esimo, se è possibile anche oltre, perché il Barcellona è fortissimo, ma ecco, lo abbiamo visto fidarsi troppo delle proprie capacità, scherzare troppo col fuoco e andare sotto e subire l'iniziativa della Juve. Colpo di tacco magnifico di Marchisio per Lichtsteiner, imbucata in mezzo, movimento a far scorrere il pallone di Tevez, girata con il sinistro dall'interno dell'area di rigore, parata corta di Ter Stegen e poi assist, anzi tap-in vincente di Alvaro Morata. Ora la Juventus ha alzato la pressione, Rakitic deve difendersi da Vidal che arrema sull'avversario, gli toglie il pallone, lo fa regolarmente, attenzione per Tevez al limite dell'area, è sbagliata la misura del passaggio alle spalle di tutti Andrea Pirlo, eccola la Juve che sta salendo in cattedra a Berlino. Pirlo inventa per Pogba un pallone assolutamente pazzesco sulla sinistra, Pogba in mezzo in area di rigore, Evra inseguito da Rakitic, ancora Evra che si gira fuori dai 16 metri per il francese, c'è alle spalle di tutti Pirlo, pallone impreciso di Pogba, che errore di Pogba, questa volta la Juve aveva un'opportunità, la palla di Andrea Pirlo, uno spettacolo nello spettacolo, al volo 70 metri di lancio per Pogba, chi veramente ama il gioco del calcio non può non amare Andrea Pirlo. Comunque vada a finire questa partita, gentili ascoltatori, la Juventus ha tenuto il campo con grandissima dignità di fronte al grande Barcellona. Vidal che può girare tra le linee, attenzione il cileno che attacca, alle sue spalle arriva proprio Lichtsteiner, sulla destra Morata in area di rigore, la sterzata improvvisa, il pallone sul sinistro, arriva anche Marchisio, Tevez al limite destro, pallone sul fondo, che opportunità per la Juve, ora il Barcellona ha paura, ora c'è solo la Juve in campo, ora la Paci sta seminando il terrore nell'area di rigore avversaria, ora Evra vertice dell'area di rigore, Pogba pallone sul destro, parte il tiro centrale, c'è l'intervento di Ter Stegen, ma la Juventus sta tirando in porta più del Barcellona, Pirlo che vince due contrasti, ecco Pogba, evita Dani Alves, serve a sinistra Evra dal limite, parte il cross, non ci arriva per questione di millimetri, Arturo Vidal spera che vada dalla parte opposta, ecco Lichtsteiner in posizione di alla destra, scambia con Vidal, parte attraverso in mezzo, Pogba si gira, Pogba messo giù, abbracciato, cosa decide l'arbitro? Di lasciare proseguire il gioco, si arrabbiano molto gli uomini della panchina bianconera, azione veramente da rivalutare, da rivedere, mentre la Juve continua ad attaccare, la Juve che si sta sentendo ora all'interno dell'Olimpia Stadio di Berlino. Pirlo porta il pallone sulla corsia di destra, magia per Vidal dalla linea di fondo, all'ultimo momento fermato dal doppio intervento di Mascherano e di Jordi Alba, che facendo i propri compagni in squadra, rientrate perché questi ci stanno mettendo sotto, e un altro cenno di debolezza, ripetiamo, c'era stato il tentativo di Dani Alves su Pogba che secondo me è stato abbracciato dal giocatore brasiliano, e qui c'era tutto il calcio di rigore. Intanto Pogba ancora contro Dani Alves mentre attacca centralmente Messi, attenzione pericolo, fermatelo per carità Messi, sinistro, Buffalo ancora lui, pallone lì rete, Suarez, il raddoppio del Barcellona esattamente al minuto 23 nel corso della ripresa, nuovamente il vantaggio del Barcellona con Suarez, e questa volta nulla ha potuto Buffon che si era opposto al tentativo di Leo Messi. Io avevo detto fermatelo per carità, perché quando va via in quella maniera poi sono
sono problemi serissimi e difficilissimi da risolvere. Esploso il sinistro sul quale si era nuovamente superato Gigi Buffon, la respinta corta questa volta è stata sua, e questa volta Suarez, come Morata dalla parte opposta, ha messo il pallone nella porta bianconera e siamo di nuovo col Barcellona in vantaggio per 2-1. Sbaglia la Juve, recupera Jordi Alba al limite, lui attacca l'area di rigore, va sul fondo per il traversore, attenzione Neymar, testa, rete. Il 3-1 di Neymar sull'errore della Juventus. Attenzione però, cosa succede? Cosa succede? L'arbitro va lì, ferma tutto e annulla la rete. Annulla la rete, crediamo, perché c'è evidentemente una posizione irregolare o un tocco di mani. Un tocco di mani, sì. Un tocco di mani di un giocatore del Barcellona, proprio di Neymar. C'è ancora una partita, c'è ancora una finale. Il Barcellona in vantaggio per 2-1. Ora numero di Messi, anche tunnel su Vidal, Messi fermato all'ultimo momento, Neymar al limite, la palla sulla destra, il Barcellona è scatenato, Dani Alves sulla corsia larga per il traversone, c'è una deviazione, c'è la palla sul fondo, c'è il calcio d'angolo, dribbling di Messi a dir poco ubriacanti, prima ha nascosto il pallone a Pirlo, poi lo ha fatto passare sotto le gambe di Vidal, ma credeteci gentili ascoltatori, tutto questo nello spazio di un metro e mezzo, non di più, e con i giocatori bianconeri che cercavano di assediare le caviglie di questo giocatore fenomenale. Calcio d'angolo battuto da Pirlo verso l'area di rigore, pericoloso, poi il pallone che sfiora la traversa, finisce sul fondo, stavano per combinare il patatrac gli uomini Luis Enrique, sulla risposta di Ter Stegen il pallone è andato a rimbalzare, se non andiamo errati, sul corpo di un compagno di squadra, forse Mascherano, e la sfera è finita accarezzando la parte alta della traversa, parte traversone, secondo palo, fuori causa Ter Stegen, Pogba di testa, pallone sul fondo, uscito veramente malissimo il portiere della Barcellona su questo corner di Pirlo, che come al solito aveva telecomandato una traiettoria maligna a dir poco. Dani Alves, Messi, ancora Busquets, questa volta in posizione di ala destra, parte un altro cross al limite, Rakitic con il piattone in area, attenzione, pericolo, la conclusione di Piquet, il pallone sul fondo col collo pieno Piquet, ma queste azioni del Barcellona tecnicamente, esteticamente sono di una bellezza quasi inenarrabile. Pogba, colpo di tacco, splendido, Llorente in area di rigore, attenzione Llorente, il dribbling, la palla in mezzo, Pereira non riesce a dare il pallone a Pogba, completamente libero di fronte alla porta di Ter Stegen. Che opportunità per la Juve e che giocata di Fernando Llorente, si accentra Marchisio, arriva ai 20 metri, parte il tiro, la deviazione di Ter Stegen in calcio d'angolo, Claudio Marchisio con il sinistro ha cercato la porta avversaria, ha trovato la deviazione di Ter Stegen, una Juventus bellissima, specie nel secondo tempo, gentili ascoltatori, una Juventus che è stata degna avversaria della squadra più forte del mondo, che le ha reso complicatissima la vita, che è riuscita a pareggiare con Morata, che a un certo punto sembrava andar meglio degli avversari e attaccava tirando in porta con grande personalità, poi è ovvio, il Barcellona ha grandissimi giocatori, è bastata una distrazione, è bastato lasciarvi andare Messi negli spazi per consentire a Suarez di mettere in porta, c'è il calcio di punizione in favore della Juve, avanti, questo pallone Buffon lo deve mettere in area di rigore avversario, ora sale la difesa del Barcellona per mettere in fuorigioco molto distante dalla propria area di rigore gli uomini di Massimiliano Allegri, il calcio di punizione lo batte Marchisio, il pallone che spiove, salta Bonucci che viene però anticipato, due volte Piqué, il pallone per Messi che può andare in campo aperto, Neymar in posizione regolare, attenzione, 3 contro 2 sarebbe troppo il 3-1, Pedrito al limite, Pedrito ancora Neymar in area, Neymar è solo, sinistro, rete, 3-1 del Barcellona. Finisce qui la Coppa dei Campioni, la vince il Barça, che la quinta per il Barcellona e l'ha vinta in questo momento con la rete del 3-1. Il gol di Neymar, l'arbitro, se non andiamo errati, ha fischiato la fine, sì, ha fischiato la fine, è finita sulla rete di Neymar, il 3-1 ci sembra francamente punizione troppo severa per la Juve che è stata degnissima avversaria del Barcellona, un Barcellona straripante, un Barcellona però che a metà della ripresa sembrava patire la formazione campione d'Italia, c'era stato il gol del pareggio di Morata, c'era stata soprattutto una squadra, quella di Massimiliano Allegri, che era salita in cattedra e stava mettendo alle strette il grande Barcellona di Luis Enrique, poi ripetiamo, è bastato lasciare spazio di una decina di metri per Leo Messi che se n'è andato, ha calciato il pallone, la respinta corta di Buffon, la rete di Suarez, poi è arrivato anche il terzo gol di Neymar, è ovvio che il Barcellona ha meritato questa finale di Coppa dei Campioni, ha meritato di trionfare e quindi la notte di Berlino, è altrettanto ovvio però, gentili ascoltatori, che la Juventus ha giocato una grandissima partita, si è confermata una grandissima squadra,
possono uscire a testa alta dall'Olympia Stadion. I tifosi bianconeri possono farlo, tutti i tifosi della Signora sparsi per l'Italia, sparsi per il mondo, perché sì, la Juventus non alzerà il trofeo al cielo di Berlino, perché sì, questa volta la città tedesca ha tradito Gigi Buffon piuttosto che Barzagli, piuttosto che Pirlo, ma è altrettanto vero che questa formazione ha dimostrato di poter nelle prossime edizioni puntare alla vittoria, puntare ad alzare nel cielo di una capitale europea, magari proprio a Milano il prossimo anno la Coppa dei Campioni. L'ultimo a prendere la medaglia e ad abbracciare Michel Platini è proprio lui, Xavi Hernandez. La curva alla nostra destra si colora di blaugrana, il capitano sta per salire sul podio, mette il pallone sotto la maglietta, riceve la Coppa dei Campioni dal presidente della UEFA, il quale chiede spazio, chiede largo affinché il numero 6 con la fascia di capitano al braccio possa avvicinarsi, alzare nel cielo di Berlino il trofeo più prestigioso, il trofeo più ambito, la Coppa dalle grandi orecchie, come piace chiamarla a noi, la Coppa dei Campioni.